Ciao di YouTube, qui con voi Shadow Boom Zai. Oggi siamo in un nuovo video. Oggi ragazzi, come ha detto il titolo, come avete visto dalla miniatura, siamo ritornati su Clash Royale. Oggi ragazzi, come avete detto il titolo, abbiamo vinto la nuova sfida di Clash Royale, la sfida progressiva. Ecco qua, andiamo subito a vedere. Ho fatto 9 vittorie, ma come vedete qui dalla schermata sono sceso in arena 7. Vi spiegherò tutto fra poco. Prima di iniziare però lasciate un bel mi piace, mi raccomando, raggiungiamo i 600 mi piace. Dai, raggiungiamo i 600 mi piace. Lo scorso video ve lo siete persi, indovina chi, 4.0 su Clash Royale con mio fratello. Ve lo lascio qui in alto nelle schede, in descrizione. Quindi ve lo dovete andare a recuperare, dovete andare a lasciare bel mi piace per continuare la serie. Ecco qua, Arena 7. Molti di voi già sapranno perché sto in Arena 7 e perché sto scendendo di trofei. Molti di voi invece non sanno cosa sto facendo. Ho fatto un quiz di Clash Royale dove ho perso e dove ho accettato la sfida di scendere in Arena 1. Quindi piano piano sto scendendo. Anche quel video ve lo lascio qui in alto nelle schede. In questo video dobbiamo fare tantissime cose. Andiamoci prima a vedere questa sfida. 9 vittorie e una sconfitta. Voi vi chiederete: sì Shale, ma che mazzo hai usato? Ora si è aperto a caso. L'unica cosa che mi dispiace è che il baule di gigante è di Arena 7. Però, vabbè, noi ce l'andiamo ad aprire lo stesso. Bombarolo, una fulmine, 113 Tesla e 40 Valchiria. Bello schifo. Allora, il mazzo che ho utilizzato è questo qua. Tronco, principessa, torre infernale, cavaliere, fulmine, barile goblin, gang di goblin, spirito del ghiaccio. Questo deck io l'ho copiato, non so dove, se non mi sbaglio da uno dei migliori al mondo. Però l'unica pecca è che lui aveva il razzo a posto della fulmine. Io invece ci ho aggiunto la fulmine perché la fulmine secondo me è molto più utile. Poi c'è anche questo mazzo che non è male per questa sfida, che pure l'ho usato. Comunque ho creato questi 5 deck che non erano male. Una delle carte più forti per questa sfida secondo me è stato o la fulmine o il pecca. Però ti direi il pecca. Andiamoci a donare questo gigante, questo stregone, questo complice bottaniere. Andiamo a richiedere una epica. Voglio richiedere il pecca perché me lo vorrei portare al 5. Andiamoci ad aprire il baule del torneo. Magari una gioia, 1100 di oro. Gang, no, era orda di sgherri, razzo e come epica una specchio. Intanto la potremmo fare di nuovo, però è inutile perché abbiamo fatto 9 vittorie, quindi va benissimo così. Allora, oggi però voi vi direte: sì Shale, ma è finito il video. Invece no, ci andremo a fare una partita e andremo a sbloccare un baule speciale. Andiamo ad aprire il baule d'argento. Una sfera infuocata, che bella. Quante me ne mancano? Quante me ne mancano di sfere infuocate? Mi mancano 3 sfere infuocate per portarla a 9. Mamma mia, che bello. Andiamo a giocare la battaglia. Non so se giocarmi il 2v2. Non so che cacchio fa. Non so dove andare. Io sono carico per la partita. Andiamoci a scegliere il deck. Non so che deck usare, sinceramente. Però voglio usare questo. Ma sono curioso, voglio usare questo. Vai, nelle 2v2. Andiamoci a fare la partita veloce. E andiamoci a sbloccare questo baule. Sperando di sbloccarlo, in teoria dovremmo sbloccarlo. Poi, non lo so. Lui c'ha pecca, tornado, boia, io c'ho il golem. Sarà combattuto. Allora, posso partire così, Se tu mi accompagni pure con la strega notturna da dietro, capiscimi. Allora, tu c'hai pure la fulmine. Qua, la fulmine, ti prego. Bravissimo. Bravo. E qui dovremmo fare bei danni, No, lui ci ha messo 2 bocciatori. Detto di qui non si passa, infatti. No, infatti non ce l'abbiamo fatta. L'importante è che non lo facciamo ripartire, stiamo attenti. Quindi io faccio distrarre un po' così. Bravo, metti le strutture. Ottima giocata. Metto questo come difesa. Ci sta secondo me come difesa, Il boia elimina l'altro boia. Ok, dai. Sicuramente poteva andare di peggio. Buono il pecca lì. Siamo in partita, non è che non siamo in partita. Cioè tu dici, no, siamo in partita. Ci abbiamo pure il goblin cerbottaniere che picchia. Allora, tu qua se mi metti una fulmine, stiamo a cavallo. Ok, mi è piaciuta la fulmine. Ti metto pure questo. Ti piazzo il goblin cerbottaniere e dovremmo, in teoria, non fare niente. Ah, c'è pure lui il golem. Qui metti una bella fulmine, bravo. Allora, sono molto concentrato sta partita, Molto concentrato, perché ci tengo. Dobbiamo sbloccare il baule. No, è vinta, perfetto, dai. È vinta, vediamo il baule, dai. Non vedo l'ora di vederlo. Mi mancava da tanto tempo questo baule.
Eccolo qui, sta arrivando il baule magico. Sì, è il mio baule preferito su questo gioco, troppo bello. Peccato che però è di Arena 7. Però non fa niente, ce l'andiamo lo stesso ad aprire in un prossimo video. Andiamoci ad aprire questi bauli omaggio belli veloci veloci, tanto non daranno niente. Una epica, il pecca, vedete? Vabbè ragazzi, se questo video è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like. Abbiamo fatto parecchie cose in questo video, vi ho fatto vedere che ho vinto la sfida progressiva, siamo andati a sbloccare un baule, vi ho fatto vedere che stiamo scendendo, la sfera è infuocata quasi a 9, vi ho fatto vedere alcuni mazzi, tanta tanta roba. Quindi raga, lasciate un bel like, 600 piace, prossimo video di Clash Royale. Mi raccomando, state sintonizzati sul canale che arriveranno nuovi format, nuovi video, nuove serie. Mi raccomando, c'ho tutto qua, tutto qua. Quindi state sintonizzati e condividete il canale con i vostri amici, mi raccomando. Niente, ho detto tutto. Da me e dalla sfida progressiva e tutto questo ben di Dio è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!